Il buon pomeriggio vi giunge da Monterreale Valcellina, dove allo stadio di calcio una partita di cappello. La selezione della destra Tagliamento, dal nome Nolice, ovvero riassume i tre nomi dei tre fiumi della destra Tagliamento: Noncello, Livenza, Cellina. Società, selezione composta dalle società del Monterreale, del Polcinigo, del Pordenone, qua in maglia bianca, affronta la Rugby Udine. Formazione della Serie A, oggi comunque in formazione rimaneggiata per la partenza a fine campionato di tutti i giocatori stranieri e di carattere nazionale. Comunque sempre una squadra con una certa esperienza di Serie A. Inizia quindi la partita in maglia bianca questa selezione della destra Tagliamento. Nolice con il numero 15 Storti, il 14 Tacerbi, 13 Salvadori, 12 Grizzo, capitano, 11 Zardini, 10 Salerno, 9 Pauletta, 8 Floreani, 7 Di Michele, 6 Alzetta, 5 Bazzo, 4 Turin, 3 Franzin, 2 Fassetta e 1 Loi. Tanto un modu block che sta cominciando ad attaccare nell'area, nella zona dei 22 del Nolice. Ancora la mischia in attacco della modul block, modul block che va a schierare con il numero 15 Lentini, 14 De Paoli, 13 Zanella, 12 Macor, 11 Nunziata, 10 Desperta il capitano, 9 Picogna, 8 Varuti, 7 De Bellis, 6 Panzanini, 5 Bernardi, 4 Daniele, 3 Taddio, 2 Pizzuti, 1 Bonanni. Per chi conosce la formazione della modu block noterà che la mischia praticamente, a parte De Bellis e Taddio, comunque Taddio e Daniele utilizzati saltuariamente, e Bonanni è una mischia largamente rimaneggiata. Comunque modul block Rugby Udine, ora che deve subire l'attacco della selezione del Nolice, che va a cercare una touche non trovata, e De Paoli ben piazzato che dà la palla a Zanella che imposta questo raggruppamento. Ora capitano Despert, la palla per Lentini che affonda il sostegno della linea dei tre quarti della Rugby Udine, ed è la prima meta della Rugby Udine con Daniele Martin. Rugby Udine che apre con una bella azione le marcature, capitano Despert per la trasformazione molto facile, centro dei pali, quindi 7-0 questa prima azione verticalizzata da parte della formazione della Rugby Udine. Nolice ora che deve cercare di impostare, assettare un attimo le proprie file, cosa sempre difficile per una selezione alla sua primo exploit. Rugby Udine ora che sta impostando questo raggruppamento, questo attacco, c'è un passaggio però sembra un in avanti fischiato dall'arbitro, e difatti c'era un fallo da parte della selezione del Nolice. La mischia del Nolice che conquista il pallone, l'affondo da parte di capitan Grizzo, ancora la mischia del Nolice che è entrata nell'area dei 22 della Rugby Udine, questa impostazione del raggruppamento, il pallone che esce, l'attacco da parte di Turin, ancora l'affondo della selezione del Nolice con Floreani, ed ora l'apertura per Salvadori. Rubata la palla da parte della mischia della Rugby Udine, De Paoli ora a fondo per De Paoli in sostegno Lentini, ma De Paoli mette il piede fuori, e quindi la touche ora con la rimessa da parte di Fassetta per la selezione del Nolice. Buona a due mani la mischia della selezione del Nolice, c'è un in avanti da parte della formazione pordenonese, il vantaggio non sfruttato da parte della Rugby Udine, quindi mischia con introduzione da parte di Picogna. Buona la spinta da parte della selezione pordenonese, c'è però giramento della mischia, quindi mischia ora con introduzione da parte di Pauletta per la selezione del Nolice.
Paolito ora che apre il pallone per Salerno, un calcio lungo, rimbalza il pallone recuperato da parte della formazione della Rugby 1 ed è una touche conquistata a due mani da parte della selezione del Nolice. Ancora un calcio da parte di Salerno, ma c'era un fuorigioco da parte della Rugby Udine e quindi questa punizione a favore della selezione del Nolice, con Salerno che va a cercare questa touche dentro ai 22 della Rugby Udine, con lancio da parte del Nolice, buona due mani, ma c'è un lancio storto, chiama il o addirittura un fallo, chiama l'arbitro, e quindi è la Rugby Udine che può rifiatare giocando palla con Capitan de Spirit. Ora per Lentini, riposizionamento da parte, ottimo 1-2 con De Paoli. Ora Zanella lanciato lungo linea, Zanella che però commette un fuori, ha messo il piede sulla linea di touche. Comunque ottima azione da parte della Rugby Udine, che ha fatto muovere veramente palla con la linea dei tre quarti, e ora un disimpegno da parte del Nolice, ma è De Paoli che prende il pallone per Lentini, che calcia lungo, pallone che rimbalza, preso a due mani ma anche non ben controllato da parte di Nunziata. Rugby Udine comunque che si porta nell'area dei 22 della selezione della destra tagliamento del Nolice. Commette un in avanti quindi la mischia a favore della selezione del Nolice. Il calcio da parte di Pauletta direttamente in touche. De Bellis ora a due mani senza problemi, Taddio che imposta questo raggruppamento. La mischia della Rugby Udine che lavora, De Bellis in possesso di palla, l'avanzamento da parte della Rugby Udine ed ora il lancio all'interno da parte di Bernardi. Questo raggruppamento, c'è stato un in avanti e quindi la mischia da parte della Rugby Udine, quindi la mischia a favore introduzione di Pauletta per il Nolice. Cerca di distendersi il Nolice, trova anche un varco ma viene sospinto fuori in touche ed ora Rugby Udine, il controllo non perfetto da parte di Panzanini della palla che fuoriesce in touche della rimessa ora da parte della selezione del Nolice. Buono a due mani al Z il raggruppamento, il calcio di Pauletta in touche, si sta cercando di guadagnare qualche metro. Rubata la palla a due mani da Bazzo da parte del Nolice ed è Salerno che cerca di calciare in touche ma trova il fuorigioco da parte della Rugby Udine, quindi la punizione con Storti che va a cercare metri preziosi e anche li trova. C'era il tentativo da parte di Nunziata di tenere in campo la palla. C'è questo lancio storto però da parte del Nolice, quindi vanificato un po' il gioco, brutto controllo di palla da parte del Rugby Udine, un disimpegno maldestro da parte degli udinesi e del Nolice che conquista questo pallone, il raggruppamento sulla linea di meta della Rugby Udine, momento pericoloso e c'è la meta da parte di Pauletta. Vediamo il ralenti come è stata questa meta. Guardate il pallone a terra, Pauletta è a terra disteso, prende il pallone, vede con due mani e fa questa meta, mentre tutti si aspettavano un attacco da parte esterna, da parte del rugby della mischia del Nolice, invece c'è stato questo meta furba da parte del Nolice con il numero 9 Pauletta. Trasformazione non avvenuta ed è il punteggio 7-5 ancora a favore della Rugby Udine. Rugby Udine ora con De Bellis che prende questo pallone, l'inserimento di Lentini, una serie di finte, Lentini ancora dentro per Daniele, disimpegno per la linea dei tre quarti, Zanella che controlla male questo pallone, viene ingabbiato dalla linea tre quarti del Nolice che sembra conquistare palla, così è, Pauletta ora
per la linea, per il calcio fuori da parte del Nolice. Nolice che si riporta nella propria metà campo con questa touche. Il fischio da parte dell'arbitro, lancio storto ed è la mischia chiamata da parte del Nolice. Il disimpegno non avvenuto da parte del mediano di mischia Pauletta, ma è stato buono, pronto Floriani a recuperare la palla, impostare questo raggruppamento ora per la linea dei tre quarti con Salerno. Calcio alto, il pallone ancora in possesso della selezione della destra. Tagliamento, il varco trovato da parte di Pauletta, ancora in avanzamento la selezione del Nolice. Palla che non esce, c'è un fallo da parte della Rugby Udine, la punizione, calcio di punizione a favore, assegnato a favore della destra. Tagliamento, e dopo la pubblicità vedremo come vorranno giocarla. Ben ritrovati sulla partita della Nolice, la selezione della destra tagliamento che sta affrontando la Rugby Udine. Nolice ora in spinta con la mischia, che però viene rimpattata dalla mischia della Rugby Udine. Pallone che esce, ma c'è un fallo da parte dei giocatori, un trattenuto a terra da parte della formazione della destra tagliamento, ed è la punizione a favore della Rugby Udine, che era a ridosso della propria area di meta sotto la pressione della selezione provinciale pordenonese. Touche ora cercata dal capitano D'Esperte, a due mani Daniele per la linea dei tre quarti, impatto da parte di Zanella, raggruppamento Picogna ora ancora per il capitano D'Esperte, che commette un calcio che non riesce però a recuperare. Si riorganizza la selezione, la mischia della selezione del Nolice, un po' di confusione, c'è però un fuorigioco da parte della mischia della Rugby Udine, e quindi la punizione giocata velocemente ora da parte del Nolice con Storti che viene bloccato. Non ci sono i 10 metri rispettati da parte della Rugby Udine, e quindi un ulteriore calcio di punizione per le maglie bianche della selezione a destra tagliamento, con Storti che cercherà ora di conquistare una touche. Così è, touche ora giocata storta, però lanciato non in mezzo al corridoio, quindi a ripetizione da parte della Rugby Union di questa rimessa laterale. Il raggruppamento da parte del Nolice che ha conquistato il pallone, fuori gioco da parte di De Bellis, il vantaggio accordato alla linea dei tre quarti con il calcio da parte del numero 10 Salerno. La palla recupera la Rugby Udine, quindi vantaggio non sfruttato, ed ancora la punizione a favore del Nolice. Con questo raggruppamento si cerca di fare un'ostruzione da parte della Rugby Udine, il Nolice, così è vanificato quindi questo attacco del Nolice, che sta cercando di reagire alla prima meta della Rugby Udine, che è in vantaggio ora però per 7-5. Intanto la linea dei tre quarti della Rugby Udine che commette un po' di errori, ma c'è un vantaggio per un in avanti da parte della selezione a destra tagliamento, e quindi la mischia ora con la rimessa a favore della Rugby Udine, che però subisce la spinta della mischia del Nolice, che conquista anche questo pallone. Ancora la linea dei tre quarti del Nolice in percussione, buon momento quello della destra tagliamento, sta effettuando con questo attacco da parte di capitan Grizzo una buona pressione. C'è, peccato però questo in avanti, ma c'era anche un fuorigioco da parte della Rugby Udine, quindi il piazzato richiesto è dentro per i primi tre punti del piazzatore del Nolice. Nolice che ora passa in vantaggio per 8-7, premio di questo momento felice della selezione della destra tagliamento, che sta mettendo veramente in difficoltà la squadra della Rugby Udine. E ora Zanella che trova un varco, una serie di finte, viene bloccato a pochi passi dalla linea di meta del Nolice, ed ora Taddio che però cade in avanti, ma c'era un fuorigioco da parte del Nolice, quindi il capitano De Spirte che fa muovere la palla per Macor che trova
Daniele Martin che raccoglie il pallone ed è la meta della Rugby Udine, nata da un gioco veloce dopo un calcio di punizione. Buona la trasformazione da parte di Capitan De Spirit ed è il vantaggio 14-8 da parte della Rugby Udine. Rugby Udine che stava subendo il ritorno da parte della selezione della destra tagliamento. Rugby Udine che dopo il calcio di punizione adesso è andata in svantaggio ha reagito in maniera veemente e ha creato un po' di gioco con la mischia e i tre quarti, grazie anche a un affondo da parte di Zanella. Zanella Orac per Macor per l'affondo di Lentini, che ora dà il pallone Annunziata che fa una serie di finte e il passaggio a Varuti che trova il varco e va in centro dei pali. Varuti a segnare la terza meta per la Rugby Udine. La trasformazione è facile per Capitan De Belli, Capitan De Spirit, e Rugby Udine che si porta, incrementa il vantaggio, si porta sul 21-8. Selezione del Nolice ora che ha subito un 1-2 da parte della Rugby Udine deve riuscire a riordinare le proprie file dell'attacco. Rugby Udine che ha sonnecchiato dopo il primo vantaggio iniziale, lasciando salire la pressione, lasciando giocare la selezione della destra tagliamento. Rugby Udine che dopo ha dato uno scossone al risultato con due mete, la seconda di Daniele, la terza con quella di Varuti, ed ora punteggio sul 21-8 con la mischia del Nolice che imposta questo raggruppamento con Fassetta. La palla che non esce, ecco, esce ora per la linea dei tre quarti, l'incrocio con Capitan Grizzo, ancora percussione, la mischia c'è, la reazione del Nolice dentro a percussione ancora con Floreani, il tentativo di intercetto da parte di Zanella non riuscito, imposta Salvadori, l'attacco sul fronte opposto, ancora mischia del Nolice in percussione, sta conquistando metri molto preziosi, sono entrate nell'area dei 22 della Rugby Udine. Buono il momento della mischia della selezione a destra tagliamento, c'è un vantaggio assegnato da parte dell'arbitro al Nolice, vantaggio non sfruttato, e quindi la mischia con introduzione da parte di Paoletta, numero 9, che ora apre per la linea dei tre quarti, si inserisce dentro Salvadori, placato ancora per Floreani, l'affondo di Floreani, vanificato l'attacco da parte del Nolice, però c'era un in avanti da parte della Rugby Udine, quindi la mischia ancora per la selezione del Nolice, ancora dentro con Bazzo, il pallone che esce, il pilone Franzin che imposta questo raggruppamento, attacco da parte della mischia della destra tagliamento, ma c'è stato un fallo che ha vanificato tutto da parte del Nolice, ed ora Macore che porta avanti questo attacco. Buono Storti che recupera questo pallone, impatta sulla linea di difesa della Rugby Udine, ma il pallone è ancora vivo con Macor che però blocca la mischia, l'attacco della mischia del Nolice, però sembra fosse in fuorigioco Macor e quindi la punizione a favore del Nolice, che conquista ancora 10 metri per lo schieramento non posizionato in maniera corretta da parte della Rugby Udine. Nolice quindi ancora con una punizione a favore che chiede di essere, di piazzare per la via dei tre punti, i tre punti che entrano da parte di Salerno, e quindi Nolice che si porta a meno 10 punti nel confronto della Rugby Udine, la Rugby Udine che conduce per 21-11. La mischia ora impostata con la ricerca della touche da parte della selezione del Nolice. A centrocampo De Bellis, lancio conquistata da parte di Michele il pallone,
quindi touche rubata da parte della selezione del Nolice, che imposta questo raggruppamento. La palla dovrebbe però uscire mentre la mischia del Nolice imposta ancora la spinta, avanza, conquista quei 10 metri in più. Ancora la spinta da parte del Nolice, il pallone che però non esce ed è un fallo tra l'altro del Nolice. Quindi ora De Bellis, Hermes De Bellis, non è entrato ora, che imposta questo mischia. Guardate come sta verticalizzando l'attacco il Rugby Udine, ed è bravo capitan Grizzo che riesce a intercettare un passaggio e a bloccare l'attacco da parte della Rugby Udine, con il Nolice che va a cercare questa touche lanciata per Panzanini, che imposta questo raggruppamento. Capitan De Spirit per Macore, c'è lì in avanti però da parte di De Paoli, quindi la mischia introduzione per la Nolice con la linea tre quarti, commette un in avanti Zardini vanificando questa azione da parte del Nolice. La mischia ora per Picogna, la finta, la pallone per Zanella, serie di finte, buono la mischia della Rugby Udine che imposta questo raggruppamento. Ancora capitan De Spirit che però perde il pallone a tutto vantaggio da parte del Nolice. Ancora questo raggruppamento da parte della selezione del Stattagliamento, che continua a mantenere il possesso di palla. Il pallone messo a terra, calciato da Lentini, ma è Zardini che recupera il pallone, calcia in touche, ed è l'arbitro che decreta la fine del primo tempo con Rugby 1 in vantaggio per 21-11, una destra Stattagliamento che sta lottando. Vedremo il secondo tempo dopo la pubblicità. Ben ritrovati dopo la pubblicità per questo secondo tempo da Montereale Valcellina. In maglia bianca la selezione del Nolice, ovvero la selezione da destra Stattagliamento, le tre società Pordenone, Montereale e Polcenigo che hanno costituito questa nuova selezione della provincia di Pordenone, che sta affrontando la Rugby Udine, la squadra della Serie A, che anche se in formazione largamente rimaneggiata sta esprimendo un buon gioco ed è ben impegnata da parte della selezione della destra Tagliamento. Intanto è Storti che viene aggredito dalla mischia della Rugby Udine, ma mantiene il Nolice la possesso di palla e continua con questa serie di percussioni. Ancora Nolice che si porta avanti con capitan Grizzo bloccato nell'area 22. Buona partenza in questo secondo tempo da parte della selezione della destra Tagliamento, ma la Rugby Udine che con questa palla impatta nella difesa della Nolice. Ancora De Spirit per questo calcio recuperato da Paoletta, che calcia direttamente fuori, ma c'è questo mischia indicato dall'arbitro a favore della Rugby Udine, con De Bellis, Valentino che imposta il raggruppamento ma commette un in avanti, e quindi la mischia introduzione del destra Tagliamento che apre il pallone, l'inserimento di Salvadori, viene tirato dentro anche Storti nel raggruppamento da parte della Rugby Udine. Il pallone rubato da Valentino De Bellis per la linea tre quarti, Zanella ora l'inserimento ed il calcio di Lentini che recupera il pallone della meta che viene quasi di rapina dopo un buon momento iniziale da parte della selezione del Nolice, e il pallone recuperato dalla Rugby Udine con la trasformazione anche di capitan De Bellis. Rugby Udine che incrementa il proprio vantaggio con 28 punti vanificando l'attacco del Nolice ancora in attacco, ma commette l'Udine un fallo punito con questa mischia a favore del Nolice da parte dell'arbitro. La linea dei tre quarti, un calcio alto
Vediamo, non riesce nessuno a prenderla, ma c'è il fischio per un fuorigioco da parte della Rugby Udine e quindi la punizione a favore del Nolice. Vedremo che cosa vorranno senz'altro giocarla, andare per i pali, chiama Capitan Grizza. No, invece si va in touche a cercare di conquistarla dentro l'area dei 22. Palla mal controllata da parte della Rugby Udine, l'impostazione del raggruppamento. Picogna ora per Capitan Despirt, che trova questa touche rimessa da parte del Nolice. Impostazione del raggruppamento della mischia, il tentativo di partenza da parte della mischia del Nolice. Si sceglie allora di andare per via dei tre quarti, questi calci lunghi per trovare delle zone sguarnite. Ancora Grizzo che recupera il pallone per la linea dei tre quarti del Nolice ed è palla rubata da parte di Hermes De Bellis, ex Rugby Udine, ora nel top 10. Però c'è una mischia segnata a favore della Rugby Udine. Palla rubata in maniera molto furba da parte di Storti, che però non trova il sostegno ed è quindi prontamente recuperata dalle maglie nero e blu della Rugby Udine. Rugby Udine ora che muovono il pallone con Zanella che non controlla bene il passaggio che era di Capitan De Bellis. Ottimo passaggio sotto le gambe da parte di Salerno ed è però il pallone cacciato in touche da parte della Rugby Udine, ma c'è un fallo prima da parte della selezione della destra tagliamento e quindi questa mischia a favore della Rugby Udine, ma c'è anche un fallo da parte degli stessi bianconeri e allora il calcio di punizione giocato velocemente da parte della mischia della selezione della destra tagliamento. Storti ora il passaggio e il calcio da parte di Rui, ma c'era un fuorigioco da parte della Rugby Udine, quindi Storti che va a cercare questa touche lanciata ed Hermes De Bellis che conquista questo pallone per la corrente Lentini, che calcia la palla controllata dalle retrovie del Nolice. Ancora questo calcio ed è De Spirit che controlla il pallone, lo passa Taddio che imposta questo attacco da parte della Rugby Udine. C'è il fischio dell'arbitro ed è la mischia a favore del Nolice. Storti che lancia all'interno Floreani placcato, il pallone è perso, impostazione da parte della Rugby Udine di questo raggruppamento, pallone che esce da parte della selezione del Nolice che ne approfitta per dar aria al pallone, ma il mal controllo da parte di Sant'Angelo che non controlla bene questo pallone commettendo in avanti dalla mischia ora per la Rugby Udine. Inserimento di Macor che trova un varco, Macor che non viene trattenuto se non da Sant'Angelo che finalmente riesce a sospingerlo in touche. È un bel affondo la parte di Macora con mancanza anche però di placcaggi da parte della selezione del Nolice ed ora Annunziata che recupera questo pallone, va a impostare questo raggruppamento, il pallone che esce viene recuperato da Pedol, ancora raggruppamento, Picogna che apre il pallone con Despir che cambia fronte di attacco, viene placcato, fermato, ma è Hermes De Bellis che prende il pallone, fa questo affondo, ancora Pedol, buona la difesa da parte del Nolice, è placcaggio però al collo e della punizione giocata velocemente dalla Rugby Udine, lo sfondamento di Taddio, mancano i 10 metri non rispettati ed è la punizione ancora a favore della Rugby Udine. L'inserimento dalla linea dei tre quarti
in difficoltà la selezione del Nolice, il pallone per De Spirt, sì, intendono male, De Spirt e Lentini, questo in avanti, e quindi ne approfitta per impostare questo attacco per allontanarsi dalla propria area di meta la selezione del Nolice, con la ricerca della touche che non esce fuori. E ancora la Rugby Udine che cambia fronti d'attacco, Nunziata che non riesce a passare il pallone, viene recuperato da parte del Nolice, quindi vanificato l'attacco della Rugby Udine ed è una touche, no, ma c'è la mischia fischiata dall'arbitro. Floreani che imposta questo attacco lì in avanti da parte del giocatore del Nolice, introduzione da parte dell'arbitro, e quindi la mischia, introduzione da parte di Picogna, la mischia che viene girata, quindi turnover, introduzione ora da parte del Nolice, Storti che trova questa touche. Conquistata la touche da parte del Nolice, che però sotto pressione, non controllata bene, va ancora fuori. Pallone ora direttamente per Hermes De Bellis, che imposta questo raggruppamento. Il pallone che esce fuori, l'incrocio con Macor per Pedol che va a impostare dentro l'area del 22 del Nolice questo attacco. Picogna che ancora dà il pallone ai propri compagni per questo raggruppamento. Il pallone che esce ora, non del tutto, c'è un fuorigioco da parte del Nolice, e intanto Hermes De Bellis che imposta questo raggruppamento per la linea dei tre quarti, ed è la meta di Taddio in sostegno. È stata una buona azione da parte soprattutto della mischia, la trasformazione che non avviene da parte di Capitan De Spirit, ed è la meta del pilone Taddio che era in sostegno alla linea dei tre quarti, ed è il 33-11. Rugby Udine che quando vuole far muovere palla e impegnarsi un po' più seriamente fa anche vedere dei buon gioco. E intanto il Nolice ora che commette questo in avanti, ma è il ancora Pedol con la Rugby Udine che viene sospinto in aria in touche, scusate. Pallone mal controllato da parte della Rugby Udine, con Floreani che conquistava il pallone, ma in avanti prima da parte della selezione del Nolice, quindi il Rugby Udine ancora non si intendono. Lentine Macor, perso il pallone, recuperato da Nunziata, e ora ancora qualche errore da parte della linea dei tre quarti della Rugby Udine, disattenzione nei passaggi, ed è ora Storti che va a calciare, ma il pallone che viene controllato da Navarra, il passaggio non dei migliori, a tutto vantaggio della linea del Nolice che ruba la pallone, imposta questo raggruppamento. Storti ora che non si intende con Capitan Grizzo, gli fa un passaggio un po' troppo lungo, commette lì in avanti, quindi la mischia ora a favore della Rugby Udine. Nunziata che subisce il placcaggio da parte di Storti, avanzamento quindi della linea d'attacco da parte del Nolice che ora sembra stia conquistando, sì, così è il pallone, ma c'è un fallo da parte della Rugby Udine. Storti che gioca velocemente, il fischio dell'arbitro con la Rugby Udine per i 10 metri non rispettati, si fa pericoloso l'attacco del Nolice che ora cerca il sfondamento, bloccato il pallone che esce, ma sembra non in maniera corretta, ed è ancora un calcio di punizione per la selezione della destra, tagliamento. Vediamo Storti ora cosa chiamerà, il gioco al largo con i tre quarti, placcato quasi sulla linea di meta, ancora lo sfondamento, è ributtato indietro il giocatore della selezione del Nolice, dura difesa da parte della Rugby Udine che conquista anche il pallone per un fallo, gioco a terra
da parte del Nolice. È una buona difesa quella Rugby Udine, lotta con i denti sulla propria linea di meta, ed ora Hermes De Bellis che va a impostare questo raggruppamento. Ancora il pallone a terra, ma c'è l'arbitro che dà un vantaggio ed è fischia, era un vantaggio a favore della Rugby Udine che va a cercare questa touche lanciata ora e conquistata a due mani per Grozza che fa una serie di finte, trova ancora in sostegno la propria linea della mischia, l'impostazione. Guardate come stanno verticalizzando gli attacchi la Rugby Udine. Lentini per McCor, ma c'è un in avanti, peccato, e noi ci vediamo dopo la pubblicità. Ben ritrovati qua da Monterale Valcellina, dove la selezione del tagliamento, il Nolice sta lottando contro la Rugby Udine, Rugby Udine che è in vantaggio per 33-11, un Nolice che sta veramente lottando e cercando di trovare più varchi possibili, una Rugby Udine a fasi alterne quando vuole impegnarsi ed esprime un bel gioco. Fa delle cose veramente egregie, altre volte sonnecchia, forse con un po' di aria di superiorità contro, però un Nolice che si fa veramente pericoloso e che sta lottando veramente a denti stretti per cercare di trovare ancora la via della meta. Intanto buona questa azione da parte del numero 13 Salvadori, che ha portato in avanti la linea di attacco della selezione della destra tagliamento. Raggruppamento ora da parte della Rugby Udine che imposta l'attacco con Spangaro, che perde però il pallone, ed è il raggruppamento, sembra ancora in favore della Rugby Udine. Vediamo cosa ha visto, sì, c'è un fallo da parte della selezione del Nolice per mani dentro la mischia, ed è ora, vediamo i fratelli De Bellis, vediamo De Bellis che apre il pallone per la linea dei tre quarti all'interno Nunziata, ancora il calcio di Lentini e viene sospinto in touche. Vedete come stanno, ogni tanto la Rugby Udine si sveglia, fa dei giochi veramente carini ed efficaci, veloci. E intanto a terra vediamo Taddio, il raggruppamento da parte della Rugby Udine. Taddio a terra, sembra abbia ricevuto un colpo. Vediamo l'arbitro che cosa interrompe il gioco. E si riprende con una mischia, ancora il tentativo di attacco da parte di Floriani, il pallone che non viene ben controllato da parte di Perut, ma c'era un fallo prima della Rugby Udine, questo calcio che rimane in campo, arriva giù in fondo in area 22 ed è annullato da parte della Rugby Udine. Si riprende con un calcio dai 22, lungo questo calcio, buono a due mani Floriani che non riesce a dare il pallone, si è dato il pallone, ma ancora è salito la difesa della Rugby Udine ed è ora Hermes De Bellis che apre per Taddio, ancora in campo Taddio che viene sospinto ora in touche, resiste invece l'aggruppamento, ancora Rugby Udine, guardate come hanno recuperato questo pallone, come stanno creato questo contrattacco, ma c'è il fuorigioco da parte della selezione del Nolice e quindi ancora questa punizione a favore della Rugby Udine che imposta questo raggruppamento. A terra la palla, aperta Grozza per Lentini, Lentini per McCor, McCor che trova il varco, resiste a due placcaggi in sostegno Pedol che si tuffa in meta, meta del numero 22 Pedol, e Rugby Udine che recuperando palla ha cambiato il fronte di attacco, è andato a segnare questa meta con Pedol, trasformazione non avvenuta ed è il 38-11 della Rugby Udine nei confronti della destra tagliamento. Ed ora pallone impostato
per la linea dei tre quarti, un po' di confusione nei passaggi, ma mantengono il possesso di palla della Touche. Touche ora per la rimessa del Nolice, questa impostazione dell'aggruppamento, la palla chiamata la Storti che non esce e subisce la pressione anche il Nolice. Il pallone recuperato dalla Rugby Udine, ma l'intervento dice fallo, fuori gioco da parte della Rugby Udine. Ancora Storti che gioca velocemente, viene ingabbiato dalla difesa del Rugby Udine, raggruppamento ancora, Nolice in attacco, cercano lo sfondamento, sono a ridosso della linea di meta nell'area del 22 della Rugby Udine. Il calcio di punizione con la rimessa non controllata bene dalla Rugby Udine. Ancora Floreani che subisce la pressione da parte della Rugby Udine ed è questo mischia ordinata. Ancora Storti bloccato, Floreani in sostegno che va giù a terra, ancora giù la palla per i tre quarti, bloccato Salvadori, imposta questo raggruppamento, ancora è Paoletta che chiama il pallone, arriva Paoletta al pallone, fa la finta, viene trattenuto ma viene portato fuori, no, si libera il pallone prima di andare fuori, ma il pallone che viene recuperato dalla Rugby Udine. Era un buon attacco da parte del Nolice ed è il calcio di Nunziata fuori in Touche, ma c'era un fallo precedentemente da parte del Rugby Udine. Qui ancora la mischia per favore del Nolice, la linea dei tre quarti del Nolice che si stende, viene placcato in mezzo ai 22 e commettono in avanti il giocatore del Nolice. Disimpegno a parte del Rugby Udine con questa Touche conquistata a due mani da Bazzo, commette un in avanti, peccato Paoletta. Vediamo l'arbitro, vede che il vantaggio non è, e termina questo incontro con la Rugby Udine che si impone per 38-11 sulla selezione della destra tagliamento, il Nolice. Ed ora Paolo Querini a bordo campo per l'intervista, presidente Montereale Fabio Giacomello e a capitan Pier Giorgio Grizzo. Fabio Giacomello e Pier Giorgio Grizzo sono gli autori di questa iniziativa. È andata bene? Sì, è andata molto bene, siamo molto contenti di quanto abbiamo visto oggi, soprattutto per quanto riguarda il livello del gioco. Ci aspettavamo di essere soddisfatti, ma invece abbiamo visto che i nostri ragazzi si sono dati da fare, hanno fatto di tutto per mettersi in mostra e per poter far vedere che anche loro sanno giocare bene a rugby. Le prossime iniziative di questa nuova squadra? Beh, l'idea sarebbe quella di fare almeno 3 partite all'anno con questa selezione provinciale, quindi la prossima data potrebbe essere a settembre nell'ambito della Sagra dei Sesta a Polcenigo e poi magari nell'aprile 2006 a Pordenone. Indipendentemente dal risultato in campo, qual è la funzione di questa iniziativa? La funzione è quella di testare come sta il rugby nella destra del tagliamento. Quindi noi stiamo pensando di poter fare una partita a inizio campionato per testare la preparazione atletica, una partita verso la primavera quando le squadre sono nel pieno della forma e questa partita qua a giugno durante la festa dello sport per dare il saluto al rugby. Si può ipotizzare a venire naturalmente che questo potrebbe essere prodroma di una squadra unica provinciale? Se ne parla da un sacco di tempo, però io penso che sarà difficile da realizzare un progetto del genere, perché comunque ognuna delle 3 società ha una propria identità forte e quindi io penso che forse non è neanche giusto riunire tutte queste 3 realtà. Anch'io inizialmente un tempo pensavo che si poteva ed era forse anche giusto riunire le forze in un'unica squadra, ma è giusto anche mantenere le identità distinte di tutte e 3 le società, insomma. Però a livello giovanile c'è qualche novità? Sì, a livello giovanile stiamo collaborando per creare un consorzio. Questo consorzio avrà la funzione di poter interessare le scuole secondarie ed è quella di portare ragazzi alle squadre pordenonesi, Pordenone, Polcenigo e Montreale. Alle squadre di riferimento? Alle squadre di riferimento, certo.
e abbiamo come preside il professor Vicenzotto che ci farà da presidente del consorzio e cerchiamo di lavorare in maniera di raccogliere i frutti fra un, nel prossimo campionato, fra un 2-3 anni, in maniera di poter vedere una, rimpolpare le attuali squadre che abbiamo. Perlomeno da quello che si è capito, le giovanili però confluiranno sul Pordenone quest'anno. Sì, questa è l'idea, in modo tale di poter fare una Under 19 o comunque una giovanile forte per che sia competitiva anche a livello magari triveneto, anche perché così gli stessi ragazzi si divertono anche di più. Da quello che abbiamo visto fuori, la mischia della questa squadra pordenonese ha dato fastidio a quella udinese, cioè era molto più, più presente soprattutto nelle fasi statiche. Beh, questo è merito sicuramente degli allenatori che l'hanno fatta lavorare, in merito voglio sottolineare i tre allenamenti comuni che sono stati fatti, che sono stati un piacere per tutte e tre le squadre, e quindi bisogna dar lode agli allenatori di questo. Gli uomini ci sono allora? Senz'altro, secondo me l'unica differenza è sull'allenamento e sul ritmo. Loro vengono da un campionato di Serie A e sono abituati a certi ritmi che noi neanche ci sogniamo, insomma. 33 a 11, se non sbaglio, è stato il risultato. 38 a 11, ve lo aspettavate? Francamente no, pensavo un punteggio più pesante, invece abbiamo lavorato bene. Per Giorgio Grizzo, il capitano, un commento a lui sulla partita, su come hanno giocato i tuoi ragazzi. Ma io posso solo dire che entrambe le squadre hanno onorato l'impegno, perché anche Udine ha giocato al 110%. Questo si è visto, ha giocato tutto. Esatto, il divario c'è stato tutto, ripeto, secondo me è solo una questione di, per l'amor di Dio, anche di maggiore tasso tecnico e fisicità, però anche di allenamento. Loro sono abituati a farsi 5 allenamenti a settimana con ritmi notevoli, noi veniamo da, tutti di questi giocatori vengono da, dalla Serie C dove il ritmo è molto più blando e quindi le differenze poi si vedono. Prossimo appuntamento, la Saga dei Sest a Pulcinico.